Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi un altro video in cui vi mostro una delle mie creazioni. Questa è l'ultima agenda che ho fatto per la figlia di un mio collega. È una ragazza di 16 anni e secondo me il tema che alla fine abbiamo scelto io e il mio collega è azzeccatissimo. A me piace tantissimo, piace come uscita veramente, anzi quasi quasi sarei tentata a tenermela. No, a parte gli scherzi, posso comunque rifarla. Spostiamoci appunto sulla scrivania così vedete anche voi il dettaglio di quello che ho creato e mi direte che cosa ne pensate. Allora, l'agenda è a tema fashion girl. La copertina, diciamo che le immagini le ho prese tutte da Pinterest. La copertina l'ho creata io con Photoshop, quindi ho preso uno sfondo e poi ho messo insieme l'immagine della ragazza, la borsa di Chanel con le rose e il caffè, e sul retro appunto ho messo questa scarpa che ci stava bene. Ho utilizzato il feltro di color lilla e la barra d'anelli, come vedrete poi all'interno, è rose gold. Quindi questa è la copertina, si apre come al solito con la patellina con il bottoncino, e all'interno, come sempre le agende che creo io, hanno una tasca grossa, una tasca di qua con tre taschine piccoline, e sul retro poi una tasca più grossa. Qui ho coperto dove c'è la cucitura del feltro col cartoncino con un nastro, e questa è appunto la barra ad anelli rose gold, è stupenda. Allora, nella tasca di qua, come al solito, mi ripeto ormai, ma è il metodo con cui io faccio i refill, ho stampato e pretagliato con il plotter i numerini dei giorni, quindi per i 12 mesi. Poi l'agenda può essere utilizzata quando si vuole, anche perché comunque adesso siamo già ormai a febbraio inoltrato. Poi nelle taschine che ho creato sulla tasca principale, vabbè, ho inserito questa clip rosa semplice, e poi ho creato queste altre clip che ho fatto su una clip rose gold. Non so se si vede che è rose gold. E ho fatto questa ragazza, che è sia davanti che dietro. E questa mug della marchiata Tiffany con dentro questa ragazza. Il feltro, come sempre, è bello morbido. Questa tasca ovviamente l'ho rinforzata con del cartoncino, perché appunto poi altrimenti le tasche dovevo fare praticamente le tasche chiuse. Poi passiamo quindi all'agenda, e ho fatto un primo divisorio plastificato con questa immagine che è molto molto bella, mi piace tantissimo. E poi inizia come al solito, quindi come sempre, come faccio io i refill, la vista mensile, e ho messo copertina sul mensile questa ragazza che legge, e poi all'interno ci sono i 12 mesi sulla tabella, quindi mese dal lunedì al giovedì, dal venerdì alla domenica, con le note come al solito. E sul retro dei mensili ho messo questa immagine. Poi il secondo divisorio, ho scelto questo di questa ragazza nella vasca che beve un caffè, un bicchiere di champagne, diciamo così, e sempre plastificato. E qua comincia la vista mensile. Allora, questa volta, come al solito, poi ho messo i tab che vi faccio già vedere, fatti appunto con questa ragazza che poi è quella della clip, quindi davanti e come al solito anche dietro. E ogni mese appunto ha quindi questo tab uguale per tutti i mesi. La cosa diversa che ho fatto rispetto al solito è ogni ragazza diversa per ogni mese. Non so, mi andava di scegliere delle immagini, perché mi piace, queste fashion girl veramente mi sono piaciute tantissimo. Quindi gennaio ho scelto questa, poi all'interno la settimana è su due pagine, e alla fine di ogni pagina ho messo quella della copertina, non so se si vede, questa su tutti i mesi, quindi di diverso ho fatto solo la copertina del mese. Quindi gennaio con questa ragazza, febbraio invece questa, mi sembrava più romantica,
marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Ultimo divisorio, ho scelto questo, sempre plastificato. Qui ho stampato questo vellum. Allora, l'immagine che c'è di questa fashion girl l'ho copiata da Pinterest, quindi l'ho trovata su Pinterest e l'ho copiata. Quindi questo è un disegno che ho fatto io, con i pennarelli, l'ho scannerizzato, quindi l'ho digitalizzato e l'ho portato sul PC, e quindi poi ho fatto questo vellum. Ho deciso di mettere anche una mia creazione. E poi qui ci sono una serie di pagine bianche. In fondo, allora, ho messo questo fogliettino di stickers, che sarà un omaggio per questa ragazza. Ripeto, una ragazza di 16 anni, per cui credo che le facciano piacere questi gelatini, cose da mangiare un po' kawaii. Poi qui, come al solito, appunto, c'è la tascona dove ho inserito, vabbè, il mio biglietto da visita. E poi le ho inserito dei fogli di scorta bianchi già forati e fogli di scorta con le settimane, varie settimane, così se per caso sbaglia qualcosa ha comunque dei fogli di scorta. Poi il pen loop, ho creato questo con l'elastico viola con i brillantini che avevo preso da Tiger, e la penna che andrò a regalarle sarà questa col diamantone gigante con i pois, quindi lilla con i pois. Si apre appunto svitandola e scrive di nero. Dimenticavo di farvi vedere il segnapagina, quindi il solito segnapagina con il righello, ho utilizzato quello della, praticamente lo sfondo della copertina, e come al solito ho fatto i buchi che poi ho tagliato di modo che si può infilare e togliere senza dover aprire gli anelli, quindi come sempre, come nel mio stile, insomma. Quindi questa è l'ultima mia creazione, a me è piaciuta veramente tanto, ripeto, spero comunque che anche alla ragazza a cui viene regalata le piaccia, anche se penso proprio di sì, no, per vantarmi, però veramente mi è uscita veramente veramente bene, sono contentissima. Vi ringrazio per aver seguito il mio video, come al solito mettetemi un bel like e lasciatemi un commento per farmi sapere quello che pensate, e ci vediamo al prossimo video, ciao!